eravamo come una famiglia, come una famiglia. Mancava il lavoro a uno, si ripartiva il lavoro. Facevamo proprio una cosa che oggi forse è impensabile, solo raccontare sempre che sto raccontando Reversieri. Sì. Allora queste cose però non gli si dava quel valore che gli sto dando in questo momento. Certo, perché quando mancano ci si rende conto sì, dell'importanza. Ci si rende conto, sì. Ma voi vi percepivate come una specie di corporazione? Nel senso, avevate un... mi sembra di capire, comunque c'era un forte spirito, no? Di Sì, di coesione, di collaborazione, collaborazione. al 100%, sì. Nei lavori che facevate, magari i lavori delle committenze, anche piccole cose a casa, lo scalpellino aveva una sua firma? Firmava scolpendo la No, pietra? No. no, no, non c'è neanche, non ci passava In neanche, genere non passava. no, no, potrei dire tanti casi, cose, per esempio nel dopoguerra rifacevamo un altare completo alla chiesa di cose, di Pietranico. E si faceva ancora a cambio merce, subito nel dopoguerra, cambio merce. Il prete raccoglieva il grano, ai fedeli diceva portate un chilo, grano turco, grano o qualcos'altro. E io con la bicicletta andavo a prendere. E veniva un carretto, pigliava la roba per portarla. Abbiamo rifatto un altare, non so quanto tempo che cosa, senza avere una lira. Cambio In merce, natura. in natura. Sì. Beh, quello poi è stato l'ultimo, insomma, devo dire che è stato l'ultimo. Poi man mano, perché con un'impresa, mica si poteva, quello, se, il caso fu che, sai, nella chiesa i fedeli, cose, il prete predicava, le Certo, c'era modo di cose. Eh sì, ognuno portasse un contributo. sì.